Ciao a tutte, ciao a tutti! Allora, oggi video haul riguardo gli acquisti fatti durante il mese di settembre. Già che ci sono, vi faccio vedere anche qualcosina che ho acquistato fino ad oggi, che è il 7, mi sembra. Sì, il 7 ottobre, mercoledì. E tra l'altro stamattina mi sono vista con la mia amica Sia, alla quale mando un enorme beso. Ciao tesoro! È sempre un piacere fare con te shopping. E quindi ho deciso di fare un video unico, così almeno vi faccio vedere già i vari prodotti, così poi li metto a posto. Se sentite un rumore di sottofondo è la lavatrice. E nulla, ovviamente farò altri acquistini qua e là durante appunto il mese di ottobre e quindi poi farò un video di ottobre a novembre. Spero di essere stata chiara, sì. Allora, anzitutto sono stata da Decathlon e ho preso diverse cosine per la palestra, però non ce le ho qua perché alcune le ho a lavare, appunto in lavatrice, e altre cose invece le ho messe via, per cui, vabbè, evito. Erano semplicemente dei top, ne ho presi 4, quelli elasticizzati, da mettere anche così, senza nulla sopra, senza magliette, nulla di nulla. Uno ce l'ho qui perché lo devo mettere nella borsa della palestra, che fatto così, corto, a mo' di reggiseno, e dietro praticamente è intrecciato e mi piace un sacco. Io ho poco seno e questo mi aiuta, mi ci trovo davvero molto bene, e mi pare di averlo pagato da Decathlon sui 5 euro e qualcosa. Poi ho preso delle magliettine che erano a 10 euro e qualcosina l'una, e ne ho prese 4, una nera, una fucsia, una arancione e un'altra, non mi ricordo di quale colore. E poi ho preso un paio di scarpe che però insomma ce le ho messe via nella borsa appunto della palestra. E poi in un altro negozio invece ho voluto prendere semplicemente questi calzini di cotone, appunto da utilizzare quando magari faccio zumba piuttosto che sala pesi, insomma appunto per andare in palestra. Detto questo, Tezenis, non mi veniva la parola. Allora, siccome ho una magliettina rossa e sinceramente ho veramente poco, se non niente, o quasi, insomma, di intimo sul rosso o comunque di questo colore, insomma, ho preso il reggiseno che l'ho pagato 14,90 euro, molto molto carino, mi piace, fatto così. Poi io mi trovo molto bene con le cose di Tezenis, costano poco le cose, sono davvero molto buone e durano soprattutto. E poi ho preso anche in pombon anche la mutandina, che tra l'altro c'è l'offerta adesso, perché le ho prese proprio stamattina queste due cose, a 9,90 se prendi 3 mutande. Io ne ho preso una sola e l'ho pagata 5,90 euro. Comunque la mutandina è questa qui, classica, fatta così col pizzo, molto carina, giusto per abbinare appunto la mutanda al reggiseno. Stop! Poi, cosa a parte, sono stata a una mostra dei cagnolini del canile dove io e Luca facciamo volontariato e ho preso a 1 euro, mi pare, questo braccialino, che poi ovviamente i soldi andranno poi in beneficenza e quindi ho preso questo. Poi, allora, sono stata da Erbolario, ci sono stata 3 volte in giorni diversi. Ho preso ovviamente 3 profumi, perché ultimamente ne sto finendo un sacco. E il primo profumo è al muschio bianco, questo qui, che è un 50 ml e l'ho pagato 19 euro. Vi faccio vedere anche la confezione se siete interessate. Ed è fatto così, è un profumo davvero molto buono, fresco, è prettamente estivo. Però a me piaceva tanto e l'ho voluto prendere, ed è molto simile al Dolce Gabbana femminile, che adesso non fanno più nelle profumerie. Era uno dei miei profumi preferiti e quello ci assomiglia molto. E come campioncini mi hanno dato la crema corpo all'argan. Vi faccio vedere anche i campioncini perché una ragazza mi ha detto di far vedere i campioncini se ricevo qualcosa. Poi la crema corpo Hortense, che ha una profumazione molto delicata, mentre quella all'olio di argano ha una profumazione molto più forte, più invernale. E poi le 2 profumazioni, quelle che sono uscite da poco, ovvero Freschezza, che io l'ho provato e a me non piace perché mi sembra di avere su del limone, del cedro, comunque profumazione estiva, che mi sa io non comprerò mai. E poi il gelsomino indiano, crema corpo, e di questo ho preso il profumo proprio oggi e poi ve lo farò vedere. Dopodiché, intanto qua mi cade tutto,
La seconda volta che sono andata ad Erbolario avevo lo sconto di 10 euro e vi consiglio sempre di fare la tessera ad Erbolario in modo tale che poi ogni tot di punti oppure ogni tot di euro, non mi ricordo, avete praticamente 10 euro di buono sconto da utilizzare poi sulla spesa finale, ecco, che fate ad Erbolario. E io quella volta ho preso Accordo Viola Profumo, che è un 100 ml. Quindi anziché pagarlo 27 euro, l'ho pagato 17 euro, il che è molto conveniente. Ho 100 ml di prodotto, si presenta così. Era una profumazione che non avevo mai provato. In realtà non volevo prendere questo profumo, ne volevo prendere un altro tipo il patchouli piuttosto che. Poi ho trovato questo, l'ho provato e alla fine ho acquistato questo, che è veramente molto buono, molto delicato, prettamente primaverile, estivo, comunque molto delicato appunto e molto leggero. E anche qua come campioncini mi hanno dato il bagno schiuma Fiore dell'Onda, che ho provato una volta tanti anni fa e non mi era piaciuto. Poi il bagno schiuma Goji, che non ho mai provato. Questa è la penultima collezione, ecco, che era uscita di Erbolario, mi sembra gennaio-febbraio possibile, non mi ricordo. E poi la crema illuminante per il corpo all'aloe vera, che va a illuminare tutta la pelle. Quello mi interessa tanto, soprattutto per magari qualche serata particolare piuttosto che magari periodo estivo. Dopodiché oggi con la mia amica Sea appunto ho voluto prendere il gelsomino indiano. Ho provato il campioncino e mi è piaciuto davvero davvero tanto, molto buono, un po' intenso e molto delicato, mi piace. Secondo me durerà anche un sacco poi sulla pelle, però poi lo dovrò provare. E l'ho voluto assolutamente prendere, ho preso un 50 ml, vi faccio vedere anche all'interno come è fatto, perché è molto molto carino, vedete, si apre e rispetto agli altri profumi ha la sua custodia e il profumo è, arrivo forse ce la faccio, questo qui, piccolo piccolo, non sembra neanche un 50 ml, però in realtà è un 50 ml, anche perché i profumi di Erbolario sono o da 50 ml o da 100, quindi... E poi come campioncini invece mi hanno dato questo che è Accordo Arancio, anche questo mi piace tantissimo, però più per il periodo estivo che invernale, perché è proprio un profumo agrumato, anche se io la profumazione agrumata non è che mi piace, però quello sì, perché avevo provato il campioncino e mi ero trovata molto bene. Assomiglia molto al Dolce Gabbana Light Blue, quello è molto molto buono. Poi Ananas Cell, questo qui è una specie di bagno schiuma che ho già provato, ho preso tutta la linea Ananas Cell e anche le tisane per avere un'azione drenante insomma le gambe. E infine Effetto Reale, che è una maschera per capelli secchi e sfibrati, e si presenta così. Stop ad Erbolario, ho finito. Poi... la mia amica Sea, sapete che fa la presentatrice Avon, vi ho già fatto una testa tanta, io mi ci trovo molto bene perché comunque, a parte il fatto che è una mia amica, poi lei è molto carina, insomma mi tiene diciamo così aggiornata anche sulle varie profumazioni, poi lei le usa ad esempio queste profumazioni qui, acque corpo profumate, e quindi mi posso fare un'idea, ecco, quando le mette sulla pelle, ogni volta dico ma che profumo usi, sai, uso questo, uso quell'altro, e quando dice la parola magica Avon, e allora insomma lì prendo appunti e poi quando ho la possibilità acquisto qualcosina di Avon. E appunto ho preso queste tre acque corpo profumate della linea Naturals, che sapete a me piacciono un sacco, vanno via come il pane, e ho preso questo qui al gelsomino, ce n'erano tre, queste sono nuovissime, poi questo qui all'arancio, fiori d'arancio penso, e poi questo qui alla magnolia, quindi vi farò savoir. Poi la linea Naturals, come ho già detto, costa davvero pochissimo ed è molto valida. Poi ho voluto comprare dopo tanto tempo, perché era in offerta, il Faraway Gold, perché all'interno come note di fondo c'è la magnolia, che magnolia, scusate, no, la vaniglia, che è la mia profumazione preferita in assoluto, quindi questo è il profumo e appena posso lo uso. Comunque molto invernale, io ho provato questo profumo con il campioncino e mi era piaciuto subito. Poi a 15 euro ho voluto prendere i nuovi profumi, ve li apro in modo veloce così vi faccio vedere, sono quelli piccolini da 30 ml,
e erano usciti appunto tutti e tre in un catalogo a 15 euro, c'era l'offerta 3x1 e quindi ho detto perché no. E quindi ho preso questo, che è praticamente il Vibrant Fruit, che è piccolino. E poi l'altro ancora è lo Sparkly Citrus, quindi un po' più fresco, agrumato, che è fatto così, con il liquido verdino. E infine il terzo ed ultimo si chiama Romantic Bouquet, che invece è più, diciamo così, sulla scia del fiorito, che invece ha il liquido sul rosa. Vi farò sapere anche di questo, poi sempre in promozione, perché prendo tutto in promozione di Avon, ho voluto prendere l'olio che ancora non ho utilizzato perché sto utilizzando un altro tipo di olio, il Supreme Oils, è bifasico, quindi va agitato e poi spruzzato prima o dopo la piega per rendere i capelli luminosi e belli morbidi. E infine ho ricomprato per la seconda volta il Magic Effect, questo qua, che è uno smalto tipo top coat glitterato da applicare sopra degli smalti opachi oppure a quegli smalti a cui non diamo neanche una lira, che non ci piacciono. Ecco, questo qui sopra è meraviglioso. E ne ho un altro di Avon preso tanto tempo fa, lo sto finendo e quindi ho ricomprato il prodotto. Tra l'altro questa è la il semipermanente, molto molto bella, mi piace un sacco e ce l'ho da quasi un mese. In realtà mi si è sbeccato l'indice, il pollice e il pollice, basta, poi sì, e poi qua vabbè si è sbeccato, però le unghie sono le mie, ecco, comunque. Poi sono stata da Yves Rocher, a parte la bustina carina, insomma, mica tanto carina, che ho voluto prendere perché in quel periodo, in quel giorno io non avevo neanche un sacchettino, e quindi l'ho preso a 50 centesimi mi pare. Comunque sono andata due volte. Allora, la prima volta mi serviva assolutamente uno struccante bifasico e ne ho presi tre, due sono qui e l'altro invece è in bagno. Sapete che questo è il mio struccante preferito in assoluto ormai da quasi 10 anni, mi piace, strucca bene, e oltre a questo adoro anche quello fior di magnolia, che per quanto se ne dica a me piace un sacco. E poi sempre quel giorno ho voluto prendere, tra l'altro, piccola parentesi, questo struccante bifasico adesso l'ho trovato a 3,95 euro scontato, quindi approfittatene. Poi quando ero andata sempre la prima volta ho preso anche due bagno doccia della linea Jardin du Monde, che sapete a me piace un sacco. Questo è ai fiori di cotone, che è la mia profumazione preferita, e quest'altro è carambola della Malesia, che è un po' più fresco credo. E poi un profumino da 20 ml di toilette alla pesca gialla, che avevo già provato e la prima volta mi era piaciuto. Vedremo un po' come si comporterà sulla mia pelle questa volta. Poi la seconda volta che sono andata da da Yves Rocher oggi, ho appunto ricomprato un altro struccante bifasico e poi un'acqua micellare, viso, occhi e labbra, questa qui ha i tre tè detossinanti, questa qui insomma è un'acqua micellare appunto da utilizzare su tutto il viso e vediamo un po' come mi ci trovo. E poi sapete che dai Brochet, se fate comunque la tesserina, una volta che compilate la tesserina la prima volta avrete comunque dei regalini in omaggio, la seconda tessera idem, insomma io sono arrivata alla quarta schermata dei timbrini, dopodiché sono ripartita dalla prima tessera. Comunque ho preso un profumo ed è vaniglia nera, perché mi sta praticamente finendo quella che ho e quindi l'ho ricomprata, che è molto buona, molto dolce, bella strong, mi piace un sacco. Poi sono stata da Carrefour, proprio all'interno del Carrefour, e ho preso due prodotti che vi ho già fatto vedere nei top di settembre, e sono Malizia alla vaniglia, il deodorante che io per tutti i giorni lo uso anche a mo' di profumo, anche per andare a lavoro, ed è molto buono e delicato. E poi ho voluto prendere questo, il Vanilla Blues, che è un profumo de parfum da 100 ml, l'ho pagato meno di 5 euro, è veramente ottimo, sa proprio di vaniglia, vaniglia pura, ha un'ottima tenuta, non dura tantissimissimo tutto il giorno, però dura abbastanza ed è prettamente invernale. Questi due si assomigliano molto, infatti li utilizzo assieme.
Poi sono stata da Tigotà. Da Tigotà ho voluto prendere due saponi per le mani perché non ne avevo più. Ultimamente non so neanche la testa dove ce l'ho attaccata. Sapessi. E quindi ho preso della Ecos, che è una marca che non testa sugli animali, molto buona, eccetera. E questa qui va bene, tra l'altro, per viso e mani entrambi. È della linea Bio, tutti e due. E questa è all'estratto di bardana, antibatterico naturale. E quest'altro invece è al riso, con estratto biologico di riso. E ok. Ultima cosa che ho preso da Tigotà invece è stato un profumo, questo qua della Perlier Fresia, che è molto molto buono, prettamente estivo, comunque molto leggero, sa proprio di fresco, di pulito, molto molto buono. Poi sono stata da Lila Pois, ci sono stata anche stamattina in realtà. E comunque ho preso un altro bagnoschiuma della Cleo, e questa è la lavanda e bouquet di orchidee. I bagnoschiuma della Cleo sono davvero molto buoni, idratanti, belli cremosi, e ve li consiglio tutti perché io li sto provando tutti e mi piacciono un sacco. Sono molto simili a questi qua, Jardin du Monde di Brochet, e assolutamente ve li consiglio. Poi ho ricomprato, come sempre, shampoo e balsamo 2 in 1 della Sunsilk Liscio Perfetto, che io utilizzo in palestra, ed è un prodotto comodissimo da portarsi dietro perché con un solo prodotto fate tutto e poi comunque non portate 2000 prodotti, e quindi ne ho presi due uguali. Poi ho preso, ecco, pannolini assorbenti della Lines Seta Ultra, questi qua viola, tra l'altro un pacco l'ho già fatto fuori, ne ho un altro e poi ho preso il pacco famiglia. E poi ho preso queste qui che sono le salviettine struccanti all'acqua di rose, famosissime, prenderò tutta la linea perché io ho provato il tonico, quello classico famoso che insomma utilizzava anche mia mamma ed era buonissimo. Ho voluto prendere le salviettine struccanti, vediamo un po', e poi c'è anche l'acqua micellare, acqua di rose, il detergente, la crema forse anche per il viso. Insomma proverò tutto, poi vi farò sapere. Poi a 20 euro ho preso il profumo Pink Sugar, che è tutto sigillato, e l'ho pagato 19 euro e qualcosina, insomma, ed è uno dei miei preferiti, molto buono per il periodo invernale. E poi sempre da Lila Pois ho preso a 10 euro perché era scontatissima la palette nude della Maybelline, che a molte è stata regalata dall'azienda Maybelline, credo, non lo so, invece io, sfigata, sono andata a comprarmela, meglio così. E questa appunto è la palette, quindi ci sono alcuni ombretti matte, altri glitterati, vi farò sapere. Questo è un video, vi farò sapere, perché insomma sono prodotti che io ancora non ho utilizzato e che sicuramente proverò. Poi un'altra palette invece che ho preso da Claire's a 9,99 euro. È questa qui, ora ve la apro, e ha dei colori stupendi, ce ne sono diverse fatte così, io alla fine ho scelto di prendere questa, che ha colori naturali e allo stesso tempo anche alcuni un po' più scuri, e mi piace un casino, speriamo sia scrivente. E poi da Limoni invece ho voluto ricomprare la cipria della Rimmel, la numero 001, no, sì, 001, ed è questa qui, la Stay Matte, che tra l'altro è quella che ho su ora, e praticamente va benissimo sia da utilizzare come cipria ma anche come fondotinta in polvere, e mi piace un sacco. Poi, e quella ho pagato 5 euro e qualcosina. Poi, riguardo invece il make-up, sono stata più che altro da Kiko e ho preso qualcosina da Kiko. Allora, anzitutto il solito temperino, perché io con i temperini non è che ci vado molto d'accordo. Ne ho presi 3 in un anno, quindi fate un po' voi. Ed è quello doppio, quindi sia quella mina piccola che quella mina più grande. Eccola. Dopodiché c'erano, e ci sono, penso per tutto il mese, gli ombrettini Infinity a 1,90 euro, che sono veramente fantastici. Io volevo la palettona, quella componibile da mettere su appunto questi ombrettini, e non ho trovato neanche più una palette, ma fa niente. Allora, questo è l'ombrettino numero 276, che è questo bellissimo colore qua, un azzurro scuro, un blu chiaro, molto 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 bello, e anche dei glitterini,
che anche se scavate non sono come gli ombrettini di Essence, perché i glitterini poi in questi ombretti li ritrovate ancora. Poi il numero 270, che invece è un verde militare molto molto carino e soprattutto particolare, che è questo qua, e questo non è glitterato, però mi piaceva tantissimo, anche sulla palpebra mobile da solo con sotto una buona base, eyeliner, mascara e via. E l'ultimo è il 271, a me mancava questo colore qui, nonostante io ho la Bad Girl, questo colore io sì ce l'ho, però l'ho finito nella palettina Sleek, ed è il numero 271 ed è un color grigio topo chiaro molto molto carino. Qua intanto mi cade tutto, però va bene. Ultime cosine che ho preso sempre da Kiko sono, ve li voglio far vedere, i rossettini della collezione Rebel Romantic, questa qua insomma, ce ne sono 6, io ne ho presi 4. Allora, la prima è la numero 01, ormai conoscete un po' i packaging, i prodotti, come sono fatti, hanno la chiusura a calamita. Questo è un nude che ho messo tra l'altro un paio di volte, devo dire che è molto buono, le consistenze di tutti questi rossetti sono belle cremose, mi piacciono, e questo è il colore, un bel nude rosato, mi piace un sacco, e tra l'altro hanno anche una buona tenuta, non vanno a seccare le labbra. Poi un altro è il numero 04, se sentite rumori è arrivato Luca perché stava dormendo e è arrivato adesso. Quindi il numero 04 è fatto così, che è davvero molto bello, un color ciliegia, eccolo qua, e mi piace perché è un rossettino neanche troppo glitterato, quindi lo adoro. Poi il numero 05, che invece è un po' più scuretto, un color, io con i colori non è che ci vado molto a nozze, è un fucsia, anche questo molto 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 carino, mi piace un sacco, e per il periodo invernale secondo me va più che bene. Però dolcis in fundo, arriviamo all'ultimo, che è il numero 06, non so perché gli altri non li ho presi, vabbè, comunque, e questo è proprio sì un colore prettamente invernale, che invece è molto più scuro, eccolo qua, il classico colore autunnale, invernale, insomma il colore che si usa adesso. E niente ragazzi, questi sono i prodotti, fatemi sapere se avete provato qualcosina. Io non so se vi ho fatto vedere tutto, mi sembra di sì, i rossettini Kiko mi sembra di averveli fatti vedere bene, sì, perché alcuni ce li ho aperti, altri chiusi, spero di avervi fatto vedere tutto. Fatemi sapere se avete provato qualcosina, vi mando un enorme beso, scusate per come è venuto il video pieno di gaffe, ma fa niente, quando questo è uno di quei video che quando non sei pronta a farlo parli a vanvera, fai gaffe ed è comunque una cosa normale, però comunque fa un sacco di figure di M, oppure ti dilunghi in discorsi che quando ti rivedi nel video dici ah però che cazzo sto dicendo, vabbè comunque nulla. Basta, stoppo e ci vediamo sicuramente settimana prossima, magari col video definiti, oppure magari con i profumi autunno-inverno 2015-2016. Ciao ciao!